Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, intanto come state? Spero che state tutti bene. E adesso sono qui con un nuovo video in cui vi spiegherò la differenza tra bombardamento d'amore e romanticismo. Chiaramente io con l'inglese l'ho messa proprio male, quindi ve l'ho detto in italiano. Praticamente qual è la differenza? È difficile infatti all'inizio riconoscere la differenza, perché i narcisisti usano questa tattica per farvi innamorare, per poi isolarvi, denigrarvi e infine lasciarvi, per poi ritornare e rifare tutto da capo. Invece le persone normali che vivono una relazione normale, tutto questo non succede. Però come facciamo a riconoscere una persona che ci sta facendo bombardamento d'amore? Bella domanda. Quello che posso dirvi è che all'inizio, se vedete una persona partire in quarta con voi, la cosa dovrebbe pulsarvi tantissimo, perché è chiaro, non è normale, due persone normali si frequentano, poi nasce qualcosa e poi ci può scappare un ti amo. Ma mettiamo caso che voi vi trovate per la prima volta a parlare con quella persona e vi dice ti amo. Ragazzi, c'è qualcosa che non va, scappate! Perché, cioè, dire un ti amo così, io non so. Poi è chiaro che ci sono uomini, in questo caso, vabbè, mi è più comunque facile parlare di uomini, però la cosa è anche femminile. Comunque dicevo che ci sono uomini che veramente sono romantici, che all'inizio fanno, vi corteggiano, ecco, appunto, in un certo modo. Però poi come ve ne accorgete? Se vedete che il vostro uomo o la vostra donna dopo un po' si stufa e invece che fare quello che faceva prima, comincia a denigrarvi, tipo qualunque cosa che fate non gli va bene più, allora evidentemente state attenti perché avete vissuto un bombardamento d'amore tipico dei narcisisti, quindi scappate. Se invece state con una persona che, per dire, è fatta proprio così, spontanea, che non sta recitando e continua nel tempo, ci può stare un periodo che magari sembra che si allontana, ma non che si allontana perché magari ha tantissime cose da fare, però che magari non vi tratta male, non fa la persona egoista, allora in questo caso non si tratta di narcisismo, ma si tratta solo di una persona che in quel momento non può tanto dedicarvi le attenzioni perché magari c'ha da fare, ha ottenuto tipo, che ne so, una promozione al lavoro, deve fare gli straordinari al lavoro, chiaramente come fa, cioè, a dedicare del tempo a voi come faceva prima? In questo caso è molto diverso. Quello che mi sento di dire a tutte le persone che mi seguono sul canale, ma anche i nuovi iscritti, mi sento di dire solo una cosa: state molto attenti e non fate l'errore che ho fatto io per ben due volte. Per fortuna la terza volta mi sta andando bene, però dico, non fate l'errore che ho fatto io, che subito parti in quarta appena vedi che una persona appunto ci tiene, ti cerca. Lasciate perdere, ragazzi, lasciate perdere. Infatti con la terza volta ci sono andata molto piano, ci sto andando molto piano. Ecco perché forse è la volta buona che mi va tutto bene. Proprio perché ci sto andando piano. Invece io, basti pensare che con il primo ragazzo con cui sono stata, per fare un esempio, quello non mi conosceva di persona, non aveva mai parlato con me perché non facevo mai videochiamate e già voleva un figlio,
voleva sposarmi, voleva una vita con me, ma se non ho mai manco parlato, dico in videochiamata, come fai a sapere che persona sono io? Non dico dal vivo, però perlomeno in videochiamata, fai un sacco di videochiamate, ci può stare che ci si possa innamorare anche così. Però manco quello, io avrei dovuto già capirlo che si trattava di un narcisista. Infatti poi il meglio di lui, per non dire il peggio, è venuto dopo, quando ha cominciato a denigrarmi, offendere, e offendere anche la mia famiglia. Allora ho capito che ero finita in una bella trappola. Per fortuna ne sono uscita, ragazzi, per fortuna. Però che dire, spero che questo video vi sia stato utile e ci rivediamo al prossimo video.